Assessore, si è insediata la cabina di regia per Procida Capitale della Cultura 2022 presieduta dal governatore De Luca. A quale scopo? È stata avviata l'attività, domani abbiamo il secondo incontro alle 16 con il sindaco di Procida, con Teresa Armato, con Agostino Ritano che coordina la progettualità, la direzione generale delle politiche culturali e del turismo, con ovviamente la presidenza di giunta che ci guiderà in questa iniziativa, che è un'iniziativa già strutturata. L'altra volta è venuta per delega del presidente l'avvocato Almerina Bove, è stato un momento già sufficientemente costruito nel quale abbiamo avviato le nostre prime riflessioni organizzative. Un'occasione importante non solo per Procida e le isole del Golfo, per tutta la regione Campania, non bisogna farsi trovare impreparati. Sì, le isole, grazie anche all'iniziativa del Presidente sul Covid Free, stanno andando molto avanti sulla comunicazione della propria sicurezza sanitaria, che è l'elemento ovviamente preliminare, lo ha detto anche il Presidente Draghi, alla ripartenza del turismo. Senza la sicurezza sanitaria il turismo avrà delle grandi difficoltà a ripartire. Bisogna organizzarsi, l'idea nostra che abbiamo portato avanti con forza, le ordinanze 17 e 18 del Presidente De Luca lo confermano, sono ordinanze che parlano di una politica di sicurezza sanitaria al di là delle vaccinazioni, al di là della certificazione verde, quindi al di là della tessera sanitaria, che è di quella specifica tessera sanitaria che riguarda le vaccinazioni. Dobbiamo garantire contemporaneamente queste due capacità di verifica, di adeguato controllo delle attività sanitariamente sicure ai fini dell'accoglienza dei turisti e ai fini anche della promozione del turismo regionale. Procida 2022 è un'occasione importante, capita al momento giusto, non va sfruttata. È una grande occasione, un grande modello di governo del turismo, riguarderà tutta la regione Campania, non solo Procida, le aree limitrofe ne avranno dei benefici diretti, le altre ne avranno dei benefici indiretti. Tutto il modello Procida come modello borgo non solo interno ma anche costiero sarà un'opportunità. Sicuramente faremo delle cose importanti, perché dentro Procida Capitale della Cultura 2022 ci sta una nuova filosofia del turismo che è presente anche nel nostro piano Turismo 2021.